L'intesa raggiunta in Sardegna con il meloniano Truzzu al posto di Solinas non sembra aver chiuso la partita in casa centrodestra. Fratelli d'Italia e Lega, che è ferma sulla proposta del terzo mandato a sindaci e governatori di grandi città, sarebbero disposte a sostenere in Basilicata un candidato civico al posto dell'uscente Vito Bardi, ma per Forza Italia non si tocca. Non si tocca perché è stato un ottimo, eccellente presidente, non c'è nessun motivo per toccare chi ha fatto il suo dovere fino in fondo con grande prestigio e autorevolezza. Il criterio è questo, non è un puntiglio, non è una pedina che bisogna tenere a tutti i costi attaccata alla scacchiera, si tratta di scegliere quella pedina che ti consente di fare scappamacchia. Si troveranno le soluzioni, io immagino che sarà quella che noi difendiamo per qualità della proposta e capacità di governo, senza toni ultimativi o minacciosi, in un tono assolutamente socievole ed amichevole. PD e Pentastellati sono alla ricerca di un'intesa sul Piemonte, nel frattempo si compattano sul caso Sgarbi dopo le inchieste scoppiate attorno al sottosegretario per le consulenze d'oro e l'indagine per autoriciclaggio di beni culturali, ma anche sull'accordo, a loro dire truffa, Italia-Albania. Il Parlamento discute di un accordo sull'immigrazione con l'Albania che non risolverà nulla, ma che gli italiani pagheranno caro. E intanto Meloni ci dica se è normale avere al Ministero della Cultura un indagato per autoriciclaggio di opere d'arte o un senatore lobbista. Io dico che gli italiani non meritano di essere governati da gente come Gasparri e Sgarbi, e anche da Meloni a questo punto, che è totalmente complice. Pensate che gigantesca figuraccia farebbe il nostro paese se approvasse la ratifica di un protocollo come questo e poi si trovasse con l'Albania che non l'approva perché la Corte Costituzionale dice che non va bene. Insomma, siamo oltre il ridicolo e comunque discutiamo di un accordo che non esiste, è un accordo che non produrrà alcun esito, tranne uno certo, un gigantesco sborso di risorse pubbliche